Se c'è qualcuno che c'ha voglia di ballare, scandale. Ti faccio avanti. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di ballare. 21 gennaio 2012. Sono le 9:52. E il paese è letteralmente al buio. E fanno cose che stanno bene solo loro. Autofruire di vantaggi esagerati. Così abbandonano ogni tipo di decoro. E si comportano come degli impuniti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Vedete, siamo su Via Nazionale. All'altezza del civico 60. E il paese è letteralmente al buio. Ma a che ora si alzano i nostri amministratori? Che sta facendo il sindaco? Dorme? Ma qualche volta il sindaco Vasovino ha fatto un giro in paese alle 6, alle 6 e mezza, alle 7, per vedere se c'è qualche problema, diciamo, del primo mattino. O magari c'ha il sonno lungo e quindi magari la sera fa tardi e quindi preferisce stare a lettuccio fino a tardi. Vedete la situazione? È letteralmente al buio il paese e a quest'ora c'è gente che va già al lavoro. Capisco che ci sono persone privilegiate che dormono, possono dormire fino a tardi, ma alle 6:30, anche prima, c'è gente che esce. E poco fa si sono spente, a parte che su Via Nazionale lato verso Crotone erano già spente da tempo, forse c'è un guasto. Ma poco fa, 10 minuti fa, si sono spente anche quelle lato Bella Vista e quindi tutta Via Nazionale è al buio, come potete ben vedere. E al buio e c'è anche un altro problema, perché ho già incontrato alcuni studenti che si stanno recando al pullman per andare a scuola, perché sabato si fa anche a scuola, mica tutti sono impiegati di banca che sabato riposano, insomma. Un grande ponte tra il futuro e la Marco. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Se c'è qualcuno che si gioca tutto quanto, ti faccia avanti, ti faccia avanti. Se c'è qualcuno che ha voglia di cambiare, ti faccia avanti, ti faccia avanti, avanti. Posso affermare che non sono un idealista. E la politica mi scalda poco il cuore, ma a volte penso che saremmo tutti meglio se pretendessimo qualcosa di migliore. Stiamo diventando un popolo di anafettivi, stiamo diventando un popolo di compulsivi, stiamo diventando, lo siamo sempre stati. Io mi domando, forse ci siamo rassegnati. Personalmente non lo sono gli elementi per poter credere che in tanti non lo sono. Ognuno fabbrica da solo i cambiamenti. Non si può uscire in paese sperando che ci illumini la strada, la via, una macchina, insomma. Cioè, se c'è il temporizzatore alle luci lo si sposti, no? Che diamine. Adesso è buio presto, si sposti il temporizzatore mezz'ora avanti, tre quarti d'ora avanti. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, qua c'è il rischio che magari qualche bambino, ragazzo non venga visto, o qualche lavorante non venga visto dalle... Vedete gli studenti? Ci sono gli studenti lì, non so se li vedete, c'è buio. Si faccia male, possa succedere qualcosa, insomma. Per non parlare di altre cose, insomma. Donne che escono la mattina per andare a lavorare, ci sono anche queste, pure a scandale. Ci sono. E magari può succedere qualsiasi cosa al buio, no? Non è meglio la luce? Dai, ci facciamo avanti, facciamoci avanti, come sta cantando, non so se sentite il sottofondo, Celentano. Facciamoci avanti e cerchiamo di migliorare, a parte il fatto che qua mancano pure alcuni lampioni, sono caduti, insomma, ma chi lo sa. Vedete, adesso siamo proprio alla fine, nel quartiere Bella Vista, ed è, nonostante stia per albeggiare, insomma, oggi è anche una giornata nuvolosa, ancora peggio, insomma. Dai, questi altri giorni che le giornate sono come si dice, sono ancora buio presto, si sposti il temporizzatore e si faccia qualcosa per illuminare scandale anche la mattina
presto. Nella banca, vinca alla fine chi vuole, insomma, grazie a queste leve che è più forte. Ma invece io volevo dire ai soci, so che ce ne sono anche a Rocca Bernarda, forse anche qui stesso a Petiri. Allora, perché dare la delega? So che c'è tempo fino anche all'ultimo giorno per ritirare queste leve che magari già date. Andate a riprendere la delega, andate all'assemblea domenica e votate voi, ascoltate, non so se parleranno, io una volta solo molto piccolo con i ricorsi storici, assistetti a un'assemblea, allora il signor Bonanima, Giovanni Togliere, pure si lamentava già all'epoca della fine della pace, che anche allora stava... Vedete, è ancora il buio. E la gente deve sperare di incontrare una macchina. Stanno per scoccare le 7. È una vergogna, c'è gente che aspetta il pullman. Ecco, vedete gli studenti al buio. Se per quello che potete vedere. E siamo arrivati alla casa comunale. Sveglia! Sveglia! Sveglia!